Nuove contestazioni del Comitato dei Quartieri Teramani sul progetto del nuovo ospedale, questa volta ad essere al centro delle contestazioni la mancanza delle valutazioni economiche sulle modalità di affidamento del progetto, sullo studio del terreno che è impostato senza l'indicazione del terreno e infine la valutazione economica del RUP, visto che l'offerta del proponente ha avuto un ribasso dell'85%, percentuale esagerata secondo gli esponenti dei quartieri. Dunque elementi di criticità evidenti su cui il Comitato ha informato anche la Cassa Depositi e Prestiti. Il problema di fondo è questo: è nato un comitato pro ospedale, qui non esiste un comitato contro l'ospedale, noi siamo fortemente, vogliamo fortemente il nuovo ospedale. L'abbiamo denunciato diverso tempo che ci sono delle carenze in termini documentali che sono necessarie per un approccio corretto alla procedura, che voglio ricordare oramai dal 2015 ne stiamo parlando, per arrivare ad oggi a qualche delibera che di fatto ha dei profili di legittimità abbastanza carenti. Li abbiamo segnalati nelle comunicazioni che abbiamo fatto ai diversi enti, ci auguriamo che la ASL riveda questa posizione e dia la disponibilità alla città, a questa comunità, che ci sia un quadro chiaro della tipologia di aree e che venga messa in considerazione anche Villa Mosca. Qualora non ci siano i presupposti, dobbiamo andare veloci alla realizzazione dell'opera. Sono passati 6 anni da quando le prime volte è venuto fuori il problema di delocalizzare l'area. Ad oggi non abbiamo prodotto ancora nulla. Bisogna stare molto attenti perché già i costi sono molto alti, no? Quindi la collettività dovrà sostenere questa spesa che è alta. Chiaramente partire con un piede sbagliato secondo noi non va bene. Una condizione che se non modificata porterebbe a un blocco immediato di tutto l'iter. Eh sì, perché la Cassa Depositi e Prestiti sicuramente, in seguito alla nostra nota, ritengo che sia una nota tecnica, una nota equilibrata anche, sicuramente fermerà l'iter procedurale, o quantomeno l'abbiamo indirizzata anche all'ANAC. L'ANAC interverrà per dire: ma che cosa sta succedendo? Vediamo un po' bene gli atti. Noi non vogliamo che questa succeda, noi vogliamo che la procedura vada avanti nel rispetto, ripeto, della norma. Quindi noi siamo vigili, noi siamo lì attenti, sentinelle nel nome dei cittadini.